Ben ritrovati amici di Gidda News. Si è appena concluso l'anno scolastico e per il governo arriva una sonora bocciatura da parte del mondo della scuola. Il primo anno di attuazione della legge 107 ha fatto salire a galla le falle della riforma, alimentando malcontenti e disorganizzazione delle scuole. Per bocciare definitivamente la buona scuola di Renzi bisogna partecipare alla raccolta firme per l'abrogazione di 4 quesiti che rovinerebbero completamente il sistema scolastico. Ricordiamo ancora una volta che è possibile firmare nei vari comuni d'Italia o nei banchetti allestiti in molte piazze. Bonus docenti, attenzione alla scadenza. Con la fine dell'anno scolastico si avvicina infatti anche il termine ultimo per spendere 500 euro che il governo ha destinato come bonus di autoformazione ai docenti. Il termine è fissato il prossimo 31 agosto. Decreto ministeriale 376 dell'8 giugno. Il MIUR con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito il numero dei tutor presso i corsi universitari propedeutici all'insegnamento. Inoltre, per quanto riguarda la costituzione delle reti di scuole, il Ministero fissa il termine al 30 di giugno. Il punto di Reginaldo Palermo. Una delle norme meno conosciute della legge 107 è quella che riguarda la costituzione delle reti di scuole. Il comma 70 prevede che gli uffici scolastici regionali debbano promuovere la formazione di reti fra istituzioni scolastiche facenti parte del medesimo ambito territoriale. Per questo adempimento la legge fissa anche il termine del 30 giugno. Ecco perché proprio pochi giorni fa il Ministero ha scritto agli uffici scolastici regionali invitandoli a dare il via alla operazione. Peccato che la nota ministeriale non sia propriamente un esempio di chiarezza. Per esempio, non si capisce bene se le scuole dovranno far parte obbligatoriamente o meno della rete. E poi le reti dovrebbero essere di due tipi. Ci saranno quelle coincidenti con gli ambiti presso i quali d'ora in avanti saranno titolari gli insegnanti e queste reti saranno di fatto obbligatorie. E poi ci saranno le reti di scopo finalizzate alla realizzazione di progetti formativi e didattici che però dovrebbero essere, a rigor di logica, legate non ad un decreto dell'ufficio regionale ma alla progettualità delle scuole stesse. Insomma, anche le reti di scuole rischiano così di essere non più una opportunità per diventare invece un ulteriore inutile adempimento burocratico. Polemiche sul concorso 2016. La notizia della pubblicazione degli iscritti della data degli orali del concorso Scuola 2016 per la classe di concorso A41 in Emilia-Romagna è immediatamente rimbalzata sul web, scatenando numerose polemiche. Il nodo riguarda la correzione degli iscritti che a detta dei candidati sarebbe avvenuta in tempi troppo ristretti. In un periodo così breve infatti, con l'anno scolastico ancora in corso, i commissari non avrebbero potuto avere il tempo di valutare in maniera adeguata la prova. Bonus premiale ai docenti. I criteri di distribuzione del merito sono stati decisi dai comitati di valutazione e sarà il dirigente scolastico ad individuare i destinatari del bonus, nonché sulla base di una motivata valutazione. Il bonus è stato assegnato alle scuole per l'80% in base al numero dei docenti, il 20% in base al numero degli alunni disabili. Rinnovo contratto docenti. Mentre il governo francese ha deciso di investire sulla scuola stanziando 1 miliardo di euro per incrementare la busta paga degli insegnanti, il governo italiano invece ne destinerà 300 milioni per il rinnovo del contratto degli statali, poco più di 17 euro mensili lordi. In più, i lavoratori che si troveranno vicini al limite dei 26.000 euro e che dovessero superarlo per l'aumento, seppur minimo, di stipendio, sarebbero costretti a restituire il famoso bonus di 80 euro. Licenziamenti. Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza. A breve un servizio di approfondimento con l'avvocato Tommaso De Grandis. Proroga contratti. Il MIUR dia istruzioni precise a tutti gli uffici scolastici regionali per la proroga al 31 agosto dei contratti di supplenza sui quasi 10.000 posti vacanti e privi di titolare non assegnati con il piano straordinario di immissione in ruolo.
Sediale Trastevere non interverrà, intraprenderemo tutte le iniziative legali necessarie per tutelare le legittime istanze dei precari. È quanto dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. Si tratta di un'ulteriore discriminazione nei confronti dei precari che già hanno dovuto sopportare il ritardo nel pagamento degli stipendi e l'esclusione dalla CARD per l'aggiornamento e dal bonus per il merito. Ferie non monetizzate. Altre due vittorie in ricorso per i docenti precari. A Lucca è stato vinto il ricorso in appello sostenuto dalla Gilda della provincia. Gli insegnanti hanno ottenuto il pagamento delle ferie dell'anno 2012-2013. A Trieste un'insegnante iscritta alla Gilda ha ottenuto il diritto di equiparare il servizio pre-ruolo a quello di ruolo. A spasso nel tempo. Proseguono le iniziative di molte scuole. Questa settimana vogliamo segnalare quelle dell'Istituto Comprensivo De Amicis di Randazzo e quelle dell'Istituto Superiore Carafa di Mazzarino. Un tuffo nel Medioevo attraverso sfilate e giochi con costumi tipici dell'epoca. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.